Buonasera dal telegiornale Rai dell'Emilia-Romagna. Oggi a Bologna è stato inaugurato il SAIE, il Salone Internazionale dell'Edilizia. Ospiti d'onore il ministro Galletti e il presidente di Confindustria Squinzi. Il leader degli industriali ha sottolineato la crisi del settore, ma ha anche detto che ci sono tutti gli strumenti per ripartire. Poi ha parlato della manovra finanziaria. Il giudizio è sostanzialmente positivo, accoglie molte nostre richieste. Queste le sue parole. Il servizio è di Matteo Merli. Abbiamo perso negli ultimi 7 anni il 60% dei volumi produttivi e onestamente credo che l'anno prossimo non vedremo una ripresa decisa. Eppure la 50ª edizione del SAIE, il Salone dell'Edilizia che ha preso il via alla Fiera di Bologna, segna numeri record per spazi espositivi, 100.000 metri quadri e aziende partecipanti, 1.400. Ospite d'onore anche il presidente di Confindustria, Giorgio Squinzi, che pur in attesa del test definitivo esprime un giudizio positivo sulla manovra finanziaria del governo. Ci sono dentro tante cose che noi chiedevamo da tempo, ad esempio la neutralizzazione del costo del lavoro dall'IRAP. La priorità è rilanciare il mercato interno per Squinzi, anche attraverso investimenti in opere pubbliche, come chiede il numero uno di Confindustria, ricordando i 50 anni dell'Autosole. Il ministro delle Infrastrutture, Maurizio Lupi, si sta impegnando al massimo, anche ieri ha annunciato ulteriori stanziamenti per le infrastrutture, andando un po' così a grattare nelle pieghe di bilancio. E alle aziende del settore non preoccupano le polemiche riguardanti il dissesto idrogeologico. Il materiale è una straordinaria opportunità per realizzare delle opere. Sulla modalità e sul luogo dove si realizzano le opere non è una scelta del materiale, è una scelta degli amministratori. Il terzo Smart City Exhibition punta invece sulle nuove tecnologie. Si possono trovare invenzioni e prototipi per rendere le città più intelligenti, sostenibili e a portata di cittadino. La tecnologia è a servizio di una connessione, di una connettività tra le persone e le competenze che permettono poi di sviluppare progetti e di fatto innovazione. Città intelligenti, ma anche case intelligenti, grazie alla domotica. Ne sono state realizzate 300.000 negli ultimi 20 anni. L'obiettivo ora è puntare sulla riqualificazione degli 8 milioni di impianti elettrici non a norma in Italia. Chi fa questo investimento deve pensare che nel tempo avrà almeno il 26% di risparmio energetico nella propria abitazione.